Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Come accennavo già nell'omelia di ieri sera, questa domenica, 25esima del tempo ordinario dell'anno B, fratelli e sorelle carissimi, presento un messaggio duplice, binario, il cui primo asse è il secondo annuncio della passione che abbiamo sentito da Gesù e introdotto e richiamato dalla prima lettura che spiega le motivazioni reali per cui il giusto di cui Gesù è l'emblema per antonomasia soffre, e poi la seconda parte dove Gesù pone al centro come esempio di colui che perfettamente incarna lo spirito dell'essere suo discepolo un bambino. Ieri sera ho approfondito questo secondo aspetto ricordando che il bambino è colui che, vedete, un bambino è completamente spoglio di tutto, pronto ad essere riempito di tutto quello che gli metteranno dentro i genitori dell'educazione che avranno, e questo deve essere il nostro cuore nei confronti di Gesù. Questo atteggiamento si manifesta in modo particolare, e vediamo subito il contrasto dei discepoli che non avevano questo atteggiamento, nell'annuncio della passione, cosa che, pensate, i Vangeli lo riportano per tre volte, tutti i Vangeli. Gli annunci della passione di Gesù sono tre. Perché tre? Sapete che tre è il numero perfetto e tre è il numero che fa comprendere, insomma, anche l'importanza di qualcosa. Ma tre è anche il numero che fa comprendere come queste parole ai discepoli, dentro le orecchie, dentro la testa, dentro il cuore, non c'entrava. Quando Gesù cominciava a dire il figlio dell'uomo sarà ucciso, viene consegnato nelle mani degli uomini e cose di questo genere, vedete San Marco come acutamente nota, essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Però sappiamo che nelle nostre chiese qual è il simbolo per antonomasia? È il crocifisso. Raccomando molto che il crocifisso non sia soltanto nelle nostre chiese, sia anche nelle nostre case. Il crocifisso dovrebbe essere oggetto, come dire, del nostro amore profondissimo, della nostra devozione, dovrebbe avere anche dentro casa un posto di rilievo, un posto di importanza. Voi sapete che, questo ce lo dicono gli addetti ai lavori, che i diavoli appena vedono il crocifisso scappano. D'accordo? Quindi se uno vuole stare tranquillo, un bel crocifisso al collo e un bel crocifisso in casa è un simbolo importantissimo. Capite anche in questo senso tante discussioni che si fanno anche in ambito politico. Ecco, il crocifisso più si vede e meglio è. Però capite che il crocifisso annuncia anche qualcosa di grosso. Perché ogni volta che guardiamo il crocifisso, anche qui sentendo chi parla, io oggi ho detto parola del Signore come sempre, chi parla è Gesù, è Dio, e Gesù dice guardate che io devo andare a morire in croce, e quindi annunzia la sapienza della croce. Domanda, noi oggi, no? Troviamo una condizione simile a quella dei discepoli, noi capiamo il senso della croce, il senso della sofferenza, la sapienza che c'è qui nascosta, che rapporto abbiamo con questo, no? Perché i cristiani non è che sono amanti del dolore, perché non è che siamo tocchi, però hanno la croce illuminata, quindi non vivono il rapporto con la sofferenza, con la tribolazione e con tutto il resto, così come lo vivono i mondani, quelli che non sono discepoli di Gesù. Cosa fanno quelli che non sono discepoli di Gesù? Cercano per tutta la vita di evitare ogni forma di possibile sofferenza, di qualunque tipo sia. Cosa ha detto di fare a noi Gesù? Chi vuole venire dietro di me, ricordate il Vangelo o di domenica scorsa o di domenica fa, adesso c'è un vuoto. Chi vuole venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segue. Quindi capite, non le scansi tutte e le lasci via, la prenda come l'ho presa io. Allora, i discepoli non capivano queste parole, attenzione, altro atteggiamento che potremmo avere anche noi. Avevano paura di interrogarlo, perché noi siamo tutti fatti così, no? Quando sentiamo che c'è qualcosa che potrebbe essere non troppo gradevole, preferiamo, come dice il proverbio, occhio non vede, cuore non vuole. C'è la sapienza della croce, ma c'è pure la sapienza degli struzzi. Avete mai visto i documentari che fanno gli struzzi? Guardate, gli struzzi veramente mettono la testa sotto. No, non voglio sentire, meglio non sentirlo, d'accordo? Perché dopo, e invece, no, bisogna sentirlo, proprio questa volta, e
era annunciata la terza volta ancora, siccome la seconda non hanno capito, gli era annunciata la terza, e dopo l'annuncio è passato ai fatti, perché poi Gesù in croce andava sul serio, capite? Allora, perché il giusto soffre? Dice, facciamo un passaggio alla prima lettura e poi concludiamo, traendo un po' le conseguenze di queste riflessioni, no? Allora, perché Gesù è morto? Per un motivo molto semplice. Il giusto, dicono gli empi, è per noi d'incomodo e si oppone alle nostre azioni. Ci rimprovera le colpe contro la legge, ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione di Gesù. Ora, uno dei motivi principali per cui anche i discepoli di Gesù dovrebbero soffrire, sapete, San Paolo a un certo punto scrive nelle sue lettere: nessuno di voi abbia a soffrire come peccatore o come malfattore. Voi sapete, se uno fa il male, poi soffre. Perché? Perché te prendono e ti mettono in galera, per esempio, d'accordo? Oppure perché se sei un delinquente perdi la buona fame, tutti quanti ti danno addosso, questi soffrono, ma questi se lo meritano di soffrire, d'accordo? Perché sono cattivi. La croce non significa questo. Dice San Paolo, nessuno di voi abbia a soffrire come malfattore, ma se qualcuno soffre come cristiano, se ne rallegri, anzi glorifichi Dio in questo nome. Qual è un punto fondamentale di sofferenza per i cristiani? È la persecuzione. La persecuzione non significa sempre una morte violenta nel martirio, ma è quella antipatia, quell'insidia, quell'odio che a volte suscitano i cristiani per un motivo molto semplice, che anzitutto per quello che sono, cioè per la testimonianza della loro vita, per la testimonianza muta della loro vita, ma anche per quello che fanno, e poi, attenzione, molto poi per quello che dicono, che è l'ultima cosa, prima bisogna essere, poi bisogna fare, e poi, virgola, molto poi si può anche dire, vanno contro a il modo di vivere delle persone comuni. Questo è attestato a tutta la storia della Chiesa. Per esempio, facciamo sempre fare gli esempi, no? Se una persona è conosciuta in certi ambienti, in un ambiente un pochino ostile, come una persona che frequenta la Chiesa, che cosa gli dicono secondo voi? Ah, questo è un beato, è un bravo cristiano, dovrebbe prendere un buon esempio. No, gli diranno che è bigotto. Che è uno che sta ancora presso la sottana dei preti, siamo giunti nel 2020. Se una coppia di giovanotti, si contano sulla punta della dita, vivono per esempio il fidanzamento nella purezza, come tutti devono vivere tuttora oggi, che gli dicono gli amici loro? Gli cominciano a fare un ostracismo pazzesco, questi due poveracci già fanno fatica a vivere la castità, si devono poi sentire dire tutto il carico. E così per tutte le cose. Quindi, che hanno fatto di male? Niente. Stanno semplicemente cercando di vivere come Gesù vuole. E questo stile di vita urta, capite? Ci sono delle dinamiche psicologiche molto molto sottili. E urta fino al punto che delle volte diventa persecuzione. Allora, questi enti si mettono a dire, vediamo se le sue parole sono vere. Questo sta dando a fare il santarello, no? Consideriamo ciò che gli accadrà fino alla fine. Se infatti il giusto è figlio di Dio, gli verrà il suo aiuto. Sono parole che pronunciavano proprio i capi delle autorità religiose ai tempi della morte di Gesù. Ci mettiamo alla prova con violenza e tormenti per conoscere la sua mitezza e assaggiare il suo spirito di sopportazione. Condanniamo a una morte infamante perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà. Cosa c'era di più infamante della croce? Niente. Allora, nel piccolo, voi capite che la croce in senso stretto è la sofferenza ingiusta dell'innocente, che nella mente di Dio, questo è quello che gli apostoli non volevano tanto comprendere, ha un senso, perché è per la sofferenza immeritata del giusto, offerta a Dio con amore, che anche coloro che giusti non sono, per quel sacrificio, possono ottenere la conversione e la riconciliazione con Dio. Questo non vale soltanto per Gesù. Allora, se io ho la pazienza, la carità, per esempio, di accettare, io ho fatto una cosa buona e vengo per questo criticato, e io evangelicamente mi comporto non facendosi caso, non odiando la persona che mi critica, anzi se la incontro la saluto e prego per lei,
Io otterrò delle grazie di conversione che non conosco adesso in questa vita, ma le conoscerò quando sarò morto, per alcuni miei fratelli, anche per una cosa così piccola. Se dico una cosa, il cardinale Petrocchi l'altro ieri parlava di alcune cose che non so molto bene, no? Voi sapete, diceva, quando uno parla bisogna vedere bene se chi ascolta ha capito bene. Perché io dico una cosa, ma bisogna vedere l'ascoltatore, quello che capisce, sapete che si dice anche nel parlare comune, no? E se capisce rischi per fiaschi. Quindi quando qualcuno viene a dire, oh, lo sai che ha detto Tizio, lo sai che ha detto Caio, lo sai che ha detto Sempronio, lo sai che ha detto il Vescovo, lo sai che ha detto il Papa, lo sai che ha detto Don Leonardo, quello che volete. Vai a parlare con Don Leonardo e chiedi, se tipo che hai detto in quella circostanza? Vai su qualche sito, dice che il Papa ha detto questo, vai a sentire esattamente quello che ha detto il Papa, d'accordo? Ascolta quello che dice lui, non quello che riferiscono i giornali, capite? Perché molte volte la croce viene dal fatto che qualcuno fa o dice qualcosa che viene completamente travisata, viene interpretata a male. Quando questo succede al diretto interessato, che cosa deve fare? Sopportare con pazienza e prendere la croce. Ecco, però non dobbiamo mai metterci dalla parte di quelli che troppo facilmente, ecco, si mettono dalla parte degli empi e assecondano questo modo di procedere che non c'è niente a che fare con il Vangelo, no? San Giacomo nella seconda lettura ci ha raccomandato di stare molto attenti a non chiacchierare, a non fare guerre, suscitare contese, divisioni o cose del genere. Bene, queste sono piccole riflessioni, ma la sapienza della croce dobbiamo chiederla costantemente a Gesù, perché è uno dei tratti distintivi della nostra vita cristiana insieme all'amore al crocifisso. Ora celebriamo la Santa Messa, dove il sacrificio della croce, ogni volta che la celebriamo, si rinnova realmente sull'altare per la nostra salvezza, e chiediamo in questa messa, per intercessione di Maria Santissima, che il Signore ci dia la grazia di avere questa sapienza e soprattutto di essere fedeli a Gesù anche quando questo ci costasse qualche critica, qualche sofferenza o qualche persecuzione, ricordando che non è importante quello che gli uomini pensano di noi, ma quello che Gesù pensa di noi. E se dovesse accadere che soffriamo un pochino per amore suo, niente paura, siamone contenti, perché grande sarà la nostra ricompensa nei cieli. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.